Sara, Silvia, Paola e Daniela sono le dame più discusse del trono Over. Ma cosa fanno oggi lontano dalle telecamere? Uomini e donne è il programma sui sentimenti più amato della televisione nostrana. La prima puntata del celebre talk show condotto da Maria De Filippi è andata in onda più di un ventennio fa. La formula agli esordi era diversa. Giovani ed adulti sedevano al centro dello studio dibattendo su questioni di attualità, di politica e su quelle concernenti i sentimenti. A poco il fulcro del programma è mutato sino a divenire quello a cui oggi i telespettatori sono abituati. C'è una scissione tra i partecipanti del trono Over e quelli del trono classico. Al primo appartengono persone aventi età compresa tra i 35 e i 90 anni. I cavalieri e le dame arrivano nello studio di Canale 5 per rimettersi in gioco e trovare l'amore in seguito a relazioni sentimentali naufragate. I telespettatori assistono con spassionato interesse alla nascita di coinvolgenti relazioni tra i partecipanti. Per questo, nonostante molti di essi abbiano abbandonato lo show tempo fa, sono tutt'oggi seguitissimi sui profili social. Tra le dame più amate della passata edizione di Uomini e Donne ci sono Silvia Zanin, Paola Ruocco, Sara Zilli e Daniela Mangaro. Ma cosa fanno oggi lontano dalle telecamere? Trono Over. Che fine hanno fatto le dame più amate e discusse di Uomini e Donne? Silvia Zanin è arrivata a Uomini e Donne quasi per gioco e sembrava che la sua permanenza nel trono Over le avesse regalato un grande amore. Ha conosciuto infatti Sabino e hanno lasciato lo studio insieme. A distanza di qualche anno della loro relazione non è rimasto più nulla. Il loro rapporto è naufragato a causa di una crisi. La dama ha raccontato che al di là delle telecamere non hanno trovato un punto di incontro e che la distanza geografica ha di certo influito sui loro problemi di comunicazione. Oggi, Silvia continua la sua vita di sempre. È circondata dall'affetto e dall'amore dei suoi cari, ma non è chiaro se prima o poi possa tornare a sedere tra le file del trono Over. Un'altra protagonista indiscussa del parterre femminile è stata Sara Zilli. All'interno dello studio di Canale 5 ha conosciuto Davide Coelati Roma. Stando ai rumors, la loro relazione procede a gonfie vele. Abitano in due città diverse ma riescono ad incontrarsi spesso. La dama ha svelato qualche tempo fa che le sarebbe piaciuto vivere insieme a lui al mare. Il programma per loro è stato davvero foriero di novità ed emozioni travolgenti. Anche Paola Ruocco ha fatto molto parlare di sé per fascino e carisma. All'interno del programma ha conosciuto Daniele Rizzeri e si sono innamorati. La relazione è terminata pochi giorni fa. Ad annunciarlo è stata la dama tramite i suoi profili social. La coppia sbocciata tra le file del trono Over si è detta addio dopo un lungo tira e molla. In molti sperano che possa tornare nel parterre femminile. Daniela Mangaro si è distinta all'interno dello studio proprio come le altre dame poc'anzi citate per carattere, grinta e carisma. Bionda e napoletana si è messa in gioco con sincerità nel programma. Poi ha deciso di lasciare lo show. Oggi è divenuta un influencer, si diverte infatti ad interagire con i suoi fan. Soprattutto attraverso il suo profilo TikTok, ove dispensa consigli d'amore e sulle relazioni.